Oh Gesù. Joe sa scrivere, e chi lo sapeva? Abbiamo un altro lavoro, qualcosa di grosso. Portati un ferro e dei cremaltelle. Qualche suoi cazzo di problemi. Alla buon'ora. Ma dove sei stato? Ha letto tutto il giorno. Ehi, me lo merito un po' di riposo dopo l'ultimo lavoro, no? E cosa le porto, signore? Un caffè. Solo quello che mi deve. Solo per ora. Ma vedrai che quando lo scopre Alberto sono cazzi amari per tutti. Puoi credermi. Allora, ho sentito che non ti è andata bene stanotte. Non è stata colpa mia. È stata ieri. Ehi ragazzi, fate i bravi. È un giro d'affari rischioso. Se non vi piace potete sempre andare a spaccarvi la schiena giù al porto. Scusa, Eri, stavo solo rompendo le palle. Per stasera allora? Tutto a posto per quella cosa che dicevamo? Ora lo sapremo. E sono 2 mesi di troppo! Che cazzo! Voglio i miei soldi! Cazzo, vedete che gestisco un istituto di carità! Fallo! Ora! Chi era? Non ti deve interessare per ora. Bene, sentite. C'è uno che deve dei soldi al boss. Ci ha aperto una gioielleria e non glieli sta ridando abbastanza in fretta. Stasera riscuotiamo il pagamento. E in gioielli. Più un piccolo extra. Joe, aggiornalo. La gioielleria è nel centro commerciale in mezzo alla città. Di notte non ci sono guardie. Dobbiamo solo forzare la porta ed entrare. Tu capiste? Sembra un po' troppo semplice. Perché è semplice? Ma perché cazzo deve essere tutto così complicato con te? Parli tu che non sai cambiare una lampadina. Non preoccuparti, ho pensato a tutto io. Ho le divise di una compagnia telefonica. Facciamo finta di aggiustare qualcosa. Va bene, andiamo. Ok, gli rubiamo tutto a quello stronzo. Dobbiamo solo aspettare che faccia buio. Ehi, allora, com'è andata a porto? Vuoi dire con Derek? Già, è uno strano, vero? Ti ha dato un lavoro? Sì. Ho dovuto ripassare dei tizi, ma era robetta. Spreme quei poveracci proprio come ha fatto col mio vecchio. Beh, non eri costretto a farlo, non è che ti ha forzato a lavorare per lui, no? Mia mamma quasi l'ha fatto. Smettila di frignare, stai in contatto con Derek. Credimi, ha lavori migliori che spremere quelli del porto. Ma che problema hai? Che minchia succede? Dai ragazzi, gli sbirri saranno qui a momenti. Muovetevi! Ryan fottuto O'Neill. Cosa cazzo succede? Pazzo irlandese, che cazzo stai facendo? Barbaro, brutto stronzo, che cazzo stai facendo tu qui? Siete in ritardo, non è rimasto niente per voi. Fanculo, grassone. È la nostra rapina. Se volete uscire di qui tutti interi, è meglio che girate tutto quanto. Il cartello non lo dicevo che questo posto è di Brian O'Neill, altrimenti mica lo penavo. Magari gli davo fuoco. 1031 segnalato al centro commerciale Westside. Rapina in corso. Auto 54, ci siamo. Vi suggerisco di sparire prima che arrivano gli sbirri. Ah, cazzo! Bacia il mio culo, ci dalle palle. Dobbiamo levarci dalle palle! Che cazzo state aspettando? Prendeteli ragazzi! Brian, che facciamo con gli sbirri? Avanti, andiamocene di qui! Corri, io ti seguo! Merda, sbirri! Guardami le spalle mentre apro la porta. Tienimi lontani quegli stronzi. Ci sono quasi. Tienili a bada ancora un po'. Brava, brutta stronza. Ok, vado. Andiamocene di qui, Vito, dai. E indietro, dobbiamo fermi! Una polizia! Strada. Non avete scampo! Cazzo! Merda, sta tagliosa! Dobbiamo passare per forza di qui! Vito, muove il culo! Ma sei impazzito, cazzo, è coperto di ghiaccio, se scivoliamo siamo morti. Ma non abbiamo scelta, io in galera non ci vado! Andiamo! Porta qui il culo! Ma che minchia aspetto, un invito del cazzo! Eccoli, sparate! Merda, sta attento! Ci è mancato poco. Già, credo di essermi cagato addosso. Dove sono finiti? Devono essere passati di qui! Fanculo, non mi pagano abbastanza. Da questa parte, di qui forse arriviamo in strada. Merda, sbirri! Fermi! Polizia! Non avete scampo! Oh! Ci sono quasi! Tieni la pata ancora un po'! Andiamocene di qui, Vito, dai! Pierre non ci crederà mai, cazzo! Stupidi bastardi! Andiamo! Fanculo, sbirro! Irlandese, questa grandissima minchia. Chi sarà quello? Brian O'Neill, pazzo stronzo irlandese, non troppo brillante, di solito fa lo scagnozzo. Non credo fosse lui il cervello dell'operazione. Merda, gli spiriti, via dalla luce! Andiamoci! Tranquillo, dammi la borsa e mi libero io della roba. Va bene amico, ci vediamo a casa. Cerca di non farti beccare mentre torni.